Buongiorno, bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il filo diretto. Saremo insieme fino alle 12:25. Come sempre, uno spazio dedicato a voi, alle vostre telefonate. Il numero telefonico è 0131 23 10 92. Anche se oggi abbiamo un programma tematico, abbiamo un argomento preciso di tipo tecnico che può essere utile per tutti voi e che speriamo voi seguiate con attenzione. Perché si tratta di normative sugli impianti di riscaldamento, sugli impianti di raffreddamento, condizionatore, eccetera, eccetera. In pratica, per non incappare in multe o cose di questo genere, vogliamo informarvi su quello che sono le nuove norme. Ci sono libretti obbligatori per i vostri impianti di riscaldamento, nuovi libretti che devono essere tenuti, quindi gli installatori devono essere di un certo genere. E noi abbiamo invitato due esperti. Abbiamo qui con noi l'ingegner Antonio Picariello, Buongiorno. buongiorno ingegnere, e poi abbiamo un tecnico installatore che è Federico Testa, Buongiorno. buongiorno. Loro operano di più su Tortona, sulla città di Tortona, ma naturalmente fate interventi poi Anche in un Alessandrino. po' ovunque nell'Alessandrino. Dicevamo che questa legge, questa nuova legge che è entrata in vigore anche in Piemonte a ottobre del 2014, quando oramai gli impianti di riscaldamento erano già praticamente A attivi, regime. eccetera, eccetera, obbligava tutti quanti a certificare il proprio impianto di riscaldamento, però magari non, si era già in corsa, insomma, in qualche modo. Adesso è il periodo di pausa, i riscaldamenti li abbiamo spenti, ma è il momento di Sì, più verificare. che altro in questo momento si effettuano quindi le manutenzioni di fine stagione, soprattutto per quanto riguarda l'argomento pellet e legna, vengono spente le Esatto, stufe, quindi. questo che hai detto è una cosa molto importante perché gli impianti di riscaldamento a combustibile solido, che vogliono dire appunto pellet o legno soprattutto, che sono quelli che possono creare tutta una serie di problemi. Vediamo, parliamo di sicurezza innanzitutto perché non dobbiamo vedere il libretto come obbligo che viene imposto dall'alto, come legge, come al solito iniqua, ingiusta, eccetera, eccetera. Una legge nazionale che vuole mettere in condizione di sicurezza tutti gli italiani che molte volte sbagliano senza saperlo. Perché sicurezza, ingegnere? Perché la sicurezza sostanzialmente perché purtroppo anche quindi con la legna, le stufe, i pellet, quello che sia, comunque c'è sempre il pericolo che possa succedere un incendio e quindi la sicurezza sicuramente è fondamentale. Quindi partito a Sì, livello da una legge nazionale che poi ogni singola regione ha recepito con vari DPR e quindi hanno introdotto diciamo, un censimento degli impianti all'interno delle varie abitazioni. Quindi vogliono tenere diciamo, sotto controllo la singola persona, quello che ha all'interno dell'abitazione. E su quello quindi loro andare a verificare se questa persona effettua i controlli necessari che loro hanno previsto per legge. certo, adesso nella legge c'è anche un'imposizione nuova, soprattutto nel passaggio di proprietà della casa, bisogna certificare il fatto che dal punto di vista ambientale, Sì, diciamo energetico. che c'è bisogno di una dichiarazione che è Sì. l'APE, la certificazione energetica sull'abitazione. Questo anche solo per affittare l'abitazione, se no non può avvenire tutto ciò. Non è più a norme, Non si è più. rischia una multa. L'installazione però è molto importante, anche la manutenzione, perché deve essere fatta da esperti. Allora, all'installatore, a Federico Testa, chiediamo, l'installazione e la manutenzione non possono essere fatte da chiunque, devono essere persone che hanno Sì, cognizione, che hanno fatto un corso, che esatto, bisogna seguire sempre con molta attenzione l'installazione che parte sia dalla macchina che si trova in casa, quindi della parte che vedo a vista dal mio salotto, cucina, con i tubi che arrivano fino alla parete, e poi la parte che non vedo, che è la parte più importante, che o scorre tra le pareti o si trova esternamente alla casa e che arriva assolutamente per legge fino al tetto, quindi quella poi sarà la parte fondamentale e deve essere dimensionata in modo giusto, collegata in modo regolare, collegata in modo sicuro, perché poi rispecchierà uno il funzionamento della mia macchina e poi rispecchierà il livello di sicurezza che io poi avrò nella mia abitazione, anche perché si lasciano sempre molto di più le case da sole per via del lavoro, per via degli impegni, e
e sicuramente i pensieri sono sempre maggiori se uno, se si uno sa di aver fatto dalla vita quotidiana. Esatto, se uno sa di aver fatto le cose in maniera non del tutto corretta è sempre più sovrappensiero, quindi cerchiamo di limitare anche tutto quello che è la. Sì, poi ci sono delle cose a cui non si pensa. Uno pensa magari di aver installato una stufa, di averla fatta fare bene, poi non pensa che la canna fumaria invece poi non è in grado di sostenere questo calore. Esatto, noi siamo comunque pronti a rispondere a tutte le domande che il cliente ha, nel senso che è nato questo mondo, è sempre più legato al fatto, soprattutto alla sicurezza che diamo noi rispetto alle credenze che si avevano prima, che erano un po' per tutti, diciamo. Adesso un po' più riservato all'elite di installatori, di tecnici autorizzati, chi più per la parte materiale come me, chi più per la parte tecnica, ad esempio il mio collega che segue di più la parte legislativa, però unendo le cose poi si riesce ad arrivare in fondo. Ma voi fate anche l'intervento sulla canna fumaria? Sì. Lo certificate sì, comunque? Sì, nel senso che sia sulle canne fumarie di nuova costruzione, quindi di nuova installazione, sia sulle canne fumarie esistenti, la legge è uguale per tutti, nel senso che sia in un caso che nell'altro bisogna comunque certificare e rendere completamente a norma l'impianto, che come detto prima comprende non solo la canna fumaria nella parete, ma anche l'impianto all'interno dell'abitazione, dei tubi a vista ad esempio. Quindi il complesso dall'inizio alla fine, dalla stanza dove si trova la stufa al tetto. Questo per quanto riguarda la parte tecnica, dal punto di vista legislativo, come dicevamo prima. Dal punto di vista legislativo, diciamo che purtroppo ancora la gente appunto non è a conoscenza di tutto ciò, e anche sulle canne fumarie adesso è diventato obbligatorio rilasciare da parte dell'installatore la dichiarazione di conformità a regola d'arte dell'impianto in base al decreto 3708. Come quindi si rilascia l'idraulico per esempio sulla parte idraulica o l'elettricista sull'impianto elettrico, anche la canna fumaria ha bisogno di questa certificazione. Sì, in effetti guardando le cronache nazionali troppe volte sono successe incidenti. Magari ha preso fuoco la canna fumaria. E quasi sempre in situazioni in cui c'era qualcosa di anomalo, qualcosa che non funzionava, che avrebbe dovuto essere rivisto, comunque messo in ordine. Per essere sicuri, per la sicurezza nostra, di chi abita con noi, dei nostri figli, ma anche dei nostri vicini di casa, diventa obbligatorio per tutti avere questa sorta di carta d'identità, di questo nuovo libretto. In questo nuovo libretto, innanzitutto, cosa deve esserci e come si fa? Cioè, se tutta la provincia di Alessandria vi chiama al telefono, voi intervenite. O ci sono dei tempi per. Diciamo che l'obbligo è al momento della prima manutenzione o installazione, qualsiasi tecnico deve rilasciare questo nuovo libretto di impianto, che appunto, come diceva lei, è entrato in vigore il 15 ottobre del 2014. Praticamente non è altro che un censimento degli impianti, di tutti gli apparecchi che sono installati all'interno dell'abitazione. Che sia la stufa, che sia la caldaia a gas, che sia il condizionatore, pompa di calore, pannelli solari, qualsiasi tipologia di impianto. Quindi tutti i tipi di impianto. Tutti parleremo di efficienza energetica, tutti i tipi di impianto, però aspetti, la interrompo perché passiamo una telefonata, se no facciamo aspettare troppo. Pronto? Okay. Pronto, buongiorno signor Vede, telefono da Alessandria. Buongiorno. Volevo chiedere agli amministratori, sono aggiornati di queste novità o no? In che maniera si aggiornano? Perché io ho paura che qualche amministratore non sia tanto aggiornato su queste cose. La ringrazio e buongiorno. Grazie a lei. Questa è un'ottima domanda, perché in effetti l'amministratore è il punto di congiunzione tra l'inquilino, che è assolutamente ignaro e all'oscuro di quello che sono le leggi, l'amministratore invece per suo mestiere è un obbligo per lui sapere quello che bisogna fare. Però in effetti, come non è arrivato a me a casa nessuno a spiegare che ci andava una certificazione nuova e ci voleva un libretto nuovo, così penso molta gente, ha ragione il signore. Ha ragione, no? Perché purtroppo non è stato pubblicizzato tutto ciò, quindi anche noi diciamo la cosa ci è arrivata abbastanza così tra capo e collo, quindi ti devi cercare di arrivare a un punto di conoscere le normative e cercare di adeguarti e applicarle.
Certo, purtroppo. Dai, allora approfittiamo dell'occasione, speriamo ci siano tanti amministratori collegati, o insomma, voi fate da tramite, andate dagli amministratori e dite: ma siamo in ordine, non siamo in ordine, in questa casa ci sono non solo le cose giuste per evitare la multa, ma ci sono le cose giuste fatte bene, sì, per stare tranquilli, per stare in sicurezza. Si diceva, molte volte si pensa all'efficienza energetica dal punto di vista del risparmio, no? Perché io metto il pellet, magari risparmio, ho un'efficienza energetica diversa, migliore, però poi ci sono anche in questo caso, forse prima non erano obbligatorie, però adesso con questa nuova legge sono diventati obbligatori i nuovi controlli, no? Sì, ad esempio, esatto, hanno legato il fatto della manutenzione, non solo della stufa, ma anche la manutenzione della canna fumaria, e quindi poi dovendo stipulare il libretto noi siamo comunque tenuti a controllare la stufa in maniera diversa. Quindi anche chi l'ha già messa in passato? Sì, può adeguarsi facendo controllare la stufa, come ha detto Antonio. Nel momento in cui noi dovessimo ad arrivare a controllare la stufa, possiamo controllare quello che è il libretto di impianto, quindi quello che concerne tutti gli impianti di riscaldamento dell'abitazione, sempre riguardante il discorso di avere canna fumaria, certificazione della canna fumaria, tubi a norma e quello che poi è la stufa vera e propria. Quindi al di là della manutenzione che prima si faceva manualmente e personalmente, è un po' più legata alla legge anche la manutenzione del libretto, grazie al libretto. Sì, anche perché, scusa se ti interrompo, prego. Cioè, la nuova normativa ha introdotto, appunto essendo diventati impianti termici, anche gli impianti a biomassa, quindi pellet, sì, e legna, che superiore ai 10 kW di potenza della stufa o della caldaia, c'è la necessità di eseguire il bollino verde obbligatoriamente ogni 2 anni, come si è sempre fatto per il gas. Adesso anche sulla legna a pellet, superiore a questa potenza, è obbligatorio ogni 2 anni. Passiamo all'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere, innanzitutto complimenti per la trasmissione che è davvero interessante. Volevo chiedere questo. Ma io posso acquistare una stufa a pellet o a legna e poi me la installo da solo, eccetera, senza, cioè, com'è che mi devo comportare? Se la posso comprare e installarla da solo. E poi, e con la vecchia canna fumaria, com'è che posso farla controllare? A chi è che mi devo rivolgere? Cioè, io vedo questi due signori qui che sono specializzati, a chi è che mi devo rivolgere per almeno il controllo della vecchia canna fumaria? Grazie. Grazie a lei. Allora, noi a chi si può rivolgere, naturalmente non possiamo fare la pubblicità a qualcuno, questo non è un programma pubblicitario, ma vuole essere un programma di servizio. Voi li vedete, chiaramente chi può... è interessato può telefonare, poi se è in zona che può essere servito da loro due, bene, se no se è in un'altra zona, si rivolge, se c'è chi telefona da Michelino o da altri posti, normalmente in questo programma, o da Asti, magari se non rientra nel vostro campo d'azione si rivolge, e comunque avete tanti colleghi, per cui voglio dire qualche numero potremmo anche reperirlo, o telefonate in redazione, vi potrà essere fornito qualche numero di telefono di servizio. Quello che diceva, ma si può installare una stufa da soli? Non si può più. Praticamente, esatto, il discorso non si può più, in quanto bisogna rilasciare le certificazioni che abbiamo visto fino adesso del caso, quindi il libretto di impianto, una conformità della canna fumaria. In questo caso, non il più. Fai da te non è più ammesso, nel senso che le credenze popolari sull'installazione della stufa non sono più ammesse, e l'installazione della stufa deve essere seguita da quella che è la conformità al libretto e la certificazione. Poi parliamo ancora della canna fumaria, perché anche questa cosa qui vorrei capirla bene, il numero di kilowatt, perché io non so bene neanche che numero di kilowatt uso io a casa mia, quindi capire quali sono le proporzioni. Pronto? Pronto, sì. Io volevo fare una domanda. Sì. Dato che io ho una stufa pellet che praticamente non ho la canna fumaria e quindi scarica parete, perché abito in una cascina isolata, non ho vicini di casa... Però da quello che capisco, quindi non è più possibile fare un'installazione del genere, cioè non sono a regola
a cosa vado incontro se non sono in regola con la canna fumaria, anche se abito da sola, non do fastidio a nessuno, eccetera? Sulle sanzioni, adesso io non so le cifre esatte quali sono. Dico, per il cittadino, per il DPR 74-2013, variano dai 500 ai 3.000 euro di multa. Dai 500 ai 3.000 euro di multa. Vabbè, intanto ringraziamo la signora per la telefonata, se non ha altre domande da fare, la salutiamo, così lasciamo la linea libera. E rispondiamo invece a quella cosa dello scarico senza la canna fumaria, che io non so tecnicamente cosa vuol dire. Lo scarico a parete non è ammesso più per quello che prevede la legge. Bisogna portare tutto quello col combustibile solido con il tubo d'acciaio fino a tetto, che sia flessibile o che sia rigido, l'importante è che sia comunque a norma, però tutto quello che è solido, quindi legno, pellet principalmente, che sono i maggiori combustibili utilizzati dalle nostre parti, deve essere portato e scaricato a tetto. Cioè non un tubo che va fuori, esatto, dal muro, no, ma deve arrivare al tetto. Esatto, assolutamente no. Esatto, deve essere poi dimensionato giusto in base a quello che diceva lei prima dei kilowatt, in quanto ogni potenza poi ha un suo rendimento e sviluppa tot di gas di uscita, di fumi, di massa di uscita. In riferimento a questo, nel rapporto di controllo che noi dovremmo effettuare quando andiamo a vedere la stufa, se rileviamo qualcosa come per esempio una stufa pellet che scarica a parete, dobbiamo segnalarlo alla regione tramite l'invio del rapporto di controllo e quindi segnalare l'anomalia dell'impianto. Perché diventa obbligatorio? Perché in pratica il tecnico che per un caso viene chiamato per un guasto diventa è obbligato a fare la comunicazione se non si va all'intervento. E poi si prenderebbe la responsabilità lui certificando. Esatto, se il vostro riscaldamento si ferma a un certo punto, chiamate il tecnico. Tecnico ha l'obbligo poi di certificare la cosa, non può certificare il falso, deve dire che quello scarico al muro non è a soffitto. E comunque chiunque si può poi alla fine adeguare a quello che sono le normative, perché con ad esempio con l'ispezione della canna fumaria o video ispezione che noi solitamente eseguiamo, si può controllare diciamo in che stato si trova il camino, la canna fumaria, e poi a quel punto lì intervenire secondo il caso, con quello di cui c'è bisogno. Parliamo dei kilowatt che dicevamo prima, in un'abitazione normale, che so io, tra gli 80 e i 100 metri quadri, normalmente che tipo di stufa? Intorno ai 100 metri quadri di solito si installa una 12 kilowatt. 12 kilowatt, quindi si supera. E quindi si supera la soglia e quindi c'è la necessità di eseguire questo controllo periodico. Se invece sotto i 10? Sotto i 10 va eseguita la normale manutenzione prevista dal libretto d'uso e manutenzione dell'apparecchio, però non c'è la necessità di eseguire questo bollino verde, quindi comunicarlo in regione. Allora, il bollino verde va fatto ogni 2 anni? Sul combustibile solido ogni 2 anni. Ogni 2 anni. Superiore ai 10 kW. Superiore ai 10 kW. Prima bisognava farlo per il gas, adesso anche per questo. Meno di 10 kW non è obbligatorio subito, ma al primo intervento, giusto? Diciamo inferiore alla prima occasione. Alla prima occasione va eseguito un controllo. Comunque la manutenzione è sempre importante. Sì, la manutenzione è fondamentale, perché poi... E anche della canna fumaria, perché tante volte a ciò non si pensa, ma anche una pulizia regolare della canna fumaria sicuramente rende la cosa molto più sicura. La pulizia della canna fumaria, ecco, questa è una di quelle cose che normalmente non si pensa. Si pensa che la canna fumaria... Sì, funzioni sempre in quanto tale. Allora, peraltro, visto che andiamo verso l'estate, siamo nell'ultimo periodo buono per installare condizionatori prima che arrivino i 100 milioni di richieste, quindi poi chi installa il condizionatore dica ci vediamo l'anno prossimo. Questo tipo di certificazione di libretto esiste, è obbligatorio anche per i condizionatori? Sì, sì, sì. Se viene per esempio una persona a installare il condizionatore a casa sua, dovrà rilasciargli un nuovo libretto di impianto a cui dovrà inserire tutti gli altri apparecchi. C'è un inghippo che non capisco, ma se il tecnico che deve fare la certificazione per impianto di condizionamento del condizionatore può farmi un libretto per il condizionatore e basta, o deve anche controllarmi il riscaldamento o inserire in quel libretto anche il riscaldamento? Diciamo che non deve eseguire un controllo sugli altri apparecchi, però dovrà inserirli all'interno del libretto.
Quindi sarà segnalato che esiste. Sì, perché hanno, la Regione Piemonte ha creato il CIT, che è il catasto degli impianti termici. Ah. Quindi ha dematerializzato tutta la parte burocratica cartacea, ormai viene tutto trasmesso online in regione. Ah. E quindi ogni controllo, ogni libretto viene trasmesso in regione, la regione quindi è a conoscenza che su quel, in quell'abitazione quali apparecchi sono installati e i vari controlli con che regolarità vengono effettuati. Passiamo un'altra telefonata, poi abbiamo gli ultimi 5 minuti. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io chiamo da Bosco Marengo. Sì. Volevo chiedere a quei due tecnici se tutte quelle caldaiette che ci sono scarico murale qui nel paese o sui terrazzi, allora sono tutte fuori legge. Per quanto riguarda il gas, grazie per la domanda. Okay, per quanto riguarda il gas, in teoria quelle che sono già state installate a muro possono mantenersi. Quelle a gas stiamo parlando, quelle a combustibile solido no, quelle a gas sì. E in teoria anche se io vado a sostituire un apparecchio, quindi una caldaia a gas che ha uno scarico a parete, posso sostituirla e mantenere lo stesso scarico purché inserisca una caldaia a condensazione, quindi che ha un rendimento altissimo, con un procedimento diverso da quelle tradizionali, però la legge dà una deroga, diciamo, allo scarico a parete per quanto riguarda il gas, sì, installando opportuni apparecchi, diciamo. Se invece non è a gas, allora lo scarico deve andare per forza al tetto, sì. Tutti quelli che non ce l'hanno dovranno farlo. E dicevamo prima di certificati obbligatori al momento dell'affitto o della vendita della casa per l'efficienza energetica dell'abitazione. Cioè, voglio dire, la domanda che mi sorge spontanea, mi sembra un vecchio collega che faceva questa trasmissione, se io abito in un condominio ed esiste già una certificazione centralizzata e gli appartamenti poi sono più o meno tutti uguali, con lo stesso tipo di parete, con lo stesso tipo di muratura, cosa cambia? Perché bisogna farlo per ogni singolo appartamento e non uno unico per il condominio? Perché il discorso essenziale è poi che se lei va a affittare, affitta la singola unità abitativa, sì, e quindi la singola unità abitativa deve avere l'APE e la certificazione energetica, non è il complesso di per sé, ma è la singola unità abitativa. E come si poi magari sono ripetute, quindi sarebbero magari uguali, però ogni singola unità abitativa deve avere la sua. E come si fa a calcolare? Bisogna vedere praticamente in base appunto agli apparecchi installati all'interno, come sono diciamo il pacchetto di cui è costituito il muro, che tipo di infissi ci sono, quindi le varie dispersioni termiche, punti termici, diciamo che c'è tutta una... Certo, questo cambia da appartamento ad appartamento, quindi... quante finestre, come sono fatte, eccetera, eccetera, cambia. Allora, il consiglio finale che possiamo dare, perché dobbiamo purtroppo chiudere, poi la prossima volta ci inoltreremo di più nell'argomento più tecnico, sui costi, sulle operazioni, se vogliamo dare un'idea velocissima su quello che può essere il costo di un'operazione di adattamento o di impianto. Voi ne siete al corrente? Oppure? Sì, nel senso che ogni caso poi ha il suo tipo di lavoro da eseguire, quindi solitamente si controlla sul posto dove cosa bisogna effettuare, però indicativamente con un costo medio-basso, diciamo che con dai 200 ai 350, 400 euro uno si adegua in quasi tutte le casistiche. Io ricordo che nell'ultima puntata che avevo fatto su questo argomento, però, si era parlato di corsi di istruzione per coloro che hanno le stufe. Sì, quelli sono praticamente corsi che eseguiamo molto semplicemente su consigli su come pulire le stufe che si hanno, che perché hanno i clienti. Perché questo è molto importante. Esatto, di modo che quello è principalmente per un benessere della stufa, di modo che si manservi, di modo che si mantenga più nel tempo. Cioè lo fanno i tecnici, lo fate voi, se uno si mette in contatto con voi, voi esatto, gli fate il corso per imparare a utilizzare la stufa. Sì, sì, sì.
Io per esempio ho cambiato la stufa e non so abbassare il calore dell'acqua. Le daremo consiglio anche su quello. E quindi rischio di scottarmi tutte le daremo volte. Consiglio anche su quello. Va bene. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio tutti voi per averci seguito, ringrazio l'ingegner Antonio Piccariello e il tecnico installatore Federico Testa, grazie per la vostra chiarezza. Adesso vi lascio al telegiornale e ci vediamo la prossima settimana. Buona giornata.